Amici bellini, andiamo a parlare un pochino delle notizie. Alcuni sono rumors, alcune sono indiscrezioni, altre sono stupolaggini. Comincia. Allora, poi le stupolaggini, insomma, se... Nel calcio tutto è possibile. Io in tutte le interviste che sto sentendo danno la risposta loro, alcuni, altri non la danno proprio. Dici, ma in realtà e poi chiudono con nel calcio tutto è possibile. Quindi nessuno vi risponde niente. Io invece mi prendo la mia responsabilità. Voglio fare la brutta figura. Non vedo l'ora di fare la brutta figura. Michel, credo, Zapponi, benvenuto. Iscrivetevi al canale. Vi state iscrivendo al canale, siete fortissimi. Stiamo andando forte mentre si spengono tutte le cose. Non so se è un fatto di cavi, di porte, di caldo. Non lo so. Io continuo a comprare cose che non funzionano. Lasciate un like per Ronaldo al Napoli, perché nel calcio tutto è possibile. E insistono, perché non vendono giornali, non cliccano la gente. Se scrivi di Solbakken, e allora Ronaldo al Napoli. Uè, quello vuole la Champions League e quindi viene al Napoli. Non fa niente che noi non possiamo dare le parole di ADL. Io, se devo dare più di 4,5 lordi a uno qualsiasi, non ha importanza, preferisco darle ai giovani. Allora non crediamo, va bene, Ronaldo al Napoli, è vicinissimo, tutto a posto. La notizia però, quella vera, che non è un rumor, poi arriveremo sul mercato, perché su Zielinski se ne parla assai e là ci dobbiamo ragionare, è sulla questione della multiproprietà, perché a quanto pare c'è stato questo accordo tra Gravina e I De Laurentiis. Dico I De Laurentiis perché dobbiamo includere anche Luigi, e hanno, ma cala sta voce che c'è questa cosa, e hanno praticamente prorogato questa cosa. Cioè il Napoli può, e De Laurentiis può mantenere Napoli e Bari non più fino al 2026-2024, che volevano fare 1926, è lì che il Napoli vende, no, il 2028, vediamo bene le cose scritte, 2028, aspetta, fammi spostare perché sennò andiamo in difficoltà assoluta. Ci spostiamo e la facciamo vedere qua, e quindi leggiamo bene, perché il Napoli esulta sul suo sito ufficiale. 2028-2029, siamo soddisfatti e contenti per questa modifica, proseguono congiuntamente i presidenti di Napoli e Bari, tutta la famiglia, e desideriamo ringraziare il Consiglio Federale, in particolare il presidente Gravina, per l'impegno e la volontà manifestata in questa occasione. Abbiamo già comunicato alla federazione che rinunceremo al ricorso presentato nei giorni scorsi, perché volevano andare al CONI, vi ricordate? Azione natura risarcitori, quindi non chiedono risarcimenti eccetera. Ci riteniamo sia arrivato il momento di aprire una pagina nuova per il calcio italiano, fondato sulla fattività e sullo spirito di collaborazione. Nel frattempo però Gravina dice: l'abbiamo risolto il sistema delle multiproprietà, abbiamo solamente spostato, dopodiché non si potrà fare. Noi a margine diciamo anche sempre che se il Bari dovesse arrivare in Serie A, il problema si pone ugualmente, perché non possono stare nella stessa serie. E dobbiamo ragionare sul fatto che a questo punto non significa che il Napoli non debba vendere il Bari a un certo punto, non significa che non possa vendere lo stesso Napoli, però registriamo le parole di De Laurentiis, che aveva avuto tantissime offerte, tre offerte, lui ci parla di tre offerte per il Bari, le offerte per il Napoli, dove però ti dovevi pigliare tutto il pacchetto Filmauro, Stecco, Lecco, eccetera, eccetera, e quindi nel calcio tutto può essere. Io rispondo così: nel calcio tutto può essere. Registriamo però la soddisfazione di una famiglia che non vuole mollare, e che quindi è inutile che voi scrivete la cosa dell'autostrada, quello ci va, va con l'aereo, con l'elicottero, probabilmente non deve andarci a piedi, e si vuole mantenere tutte e due le cose. Non so se questo possa significare un bene per il Napoli o meno, perché significa comunque dover dare delle attenzioni anche economiche all'altra squadra, perché la famiglia è sempre una, e quindi i fondi bene o male quelli sono, e se poi devi far crescere, se lo vuoi, hai qualche anno in più da oggi fino al 2028 per vendere il Bari, magari in futuro la devi far crescere quel marchio, e quindi potrebbe anche significare
che tu il Napoli bene o male sai quello che puoi fare tra Champions e Europa League se tutto dovesse andare male o malissimo, insomma stai abbassando tutti gli ingaggi in modo tale che sia sostenibile la situazione e magari ti concentri su Bar per farlo crescere e per poterlo vendere a più soldi. Temo, non lo so, ipotesi, io poi non sono un matematico per carità. Zielinski, su Zielinski insiste il West Ham, si parla di sterline, ragazzi, quando si parla di sterline... E l'abbiamo visto col Chelsea e con Koulibaly, se la squadra è effettivamente interessata possono tirare la corda, possono cercare di trattare, il Napoli può essere fermo sulla sua decisione, stabilire un prezzo, è capace che ci arriva. Quindi noi dobbiamo ragionare su questa cosa qui e pensare all'eventuale sostituto, si parla di Barak, si parla assai di Barak in realtà, noi teniamo presente sempre Gaetano perché potrebbe essere una soluzione, non so quanto gradita ai tifosi, perché Zielinski però non ha la persona, sempre le solite cose, così in Dancock Goal Zielinski l'ha sempre fatto, però noi ci spieghiamo a questo punto anche questa non fascia di capitano, evidentemente nelle idee o nel pur parler c'era già la possibilità che Zielinski andasse via. Lui invece di Fabbia, non credo tutti e due perché sarebbe proprio la rivoluzione totale, chi ci metti poi a centrocampo? Però se va Zielinski ti spieghi la non fascia e quindi non puoi annunciare un capitano che poi è sul mercato a tutti gli effetti ed è facile che se ne va, ti spieghi la non fascia, ti spieghi questo insistere, no, noi abbiamo cambiato modulo, vogliamo giocare con il 4-3-3, non più con il sottopunta Zielinski, e quindi ti spieghi che non sono arrivati ancora i vari De Lofeo, non è arrivato Dybala, eccetera eccetera, non è confermato Mertens e quindi questo cambio di modulo. Io vi avevo detto che secondo me adesso nelle gerarchie ci sono Lobotka, Anguissa e Fabian nelle idee di Spalletti come titolari a freddo, cioè se tutto va bene, se tutti stanno in forma, quelli sono tre centrocampisti a cui Spalletti in questo momento non vuole rinunciare. Ci abbiamo Demme come dice Lobotka che può fare anche la mezzala in un certo qual modo e ci puoi mettere Elmas lì. Se devi rinunciare a Zielinski ti serve un centrocampista. Pare che Veretout sia fuori dal concetto Roma, eh? Quindi potrebbe rientrare questo nome di Veretout. Di Vesino invece pare che si stia avvicinando alla Lazio e quindi potrebbe non uscire più il nome di Vesino. Almeno questa è una vittoria. Lazio che tra l'altro pure pare possa perdere Milinkovic-Savic, ecco perché lo leghiamo a Zielinski, perché molto spesso quando si parla di Lazio e di Sarri dicono ah Zielinski, lui vuole Zielinski perché lo conosce molto bene eccetera eccetera, comunque lo faceva giocare pochissimo Sarri e Zielinski perché quel centrocampo era inamovibile, anche giustamente. Dopodiché Kim è stato bellissimo vederlo già in serie, meno male che Inler aveva detto che era silenzioso, Kim ha pigliato un microfono subito con Gamga style, ha fatto uno spettacolo generale, fa piacere vedere che un ragazzo che tiene alto il morale, che fa anche un po' il buffoncello, vuol dire che hai personalità, che non te ne frega niente di nessuno, bene, secondo me questo molto bene. Andiamo a vedere, poi lo dobbiamo vedere sul campo, dove sul campo già ha dimostrato di andare tosto senza fregarsene di niente di nessuno, col petto con Osimhen che ha dovuto interrompere l'allenamento, niente di grave, la facciamo rientrare questa cosa, tutto a posto, abbracci eccetera eccetera. Parlando di difensori, c'è chi Østergaard già lo mette sulla grata e a me dispiace, io non è che me la voglio prendere con faccio la fine del Napoli, che faccio nomi e cognomi di chi dice delle cose che non mi sembrano il caso, non mi sembra proprio il caso di dire una cosa del genere. Io rispondo a queste cose qua, vedi, Østergaard viene dalla Serie B inglese, è un giocatore di Serie B, sapete chi veniva dalla Serie B inglese? Anguissa. La Serie B inglese rispetto al campionato italiano probabilmente altamente competitiva, Anguissa che era retrocesso con il Fulham, quindi già questa frase non ci sta proprio, che poi tu dici che io in intersociale questi errori non li facevo, ti voglio proprio vedere giocare in intersociale, gioca bene 89 minuti ma poi fa delle cappellate, sapete chi faceva questa cosa qua? Koulibaly, che giocava bene stagioni intere e poi tante cappellate, attenzione. Ora come ora la difesa mi preoccupa, posso essere d'accordo con la preoccupazione generale, ma più che altro perché viene a mancare Calzone e viene a mancare la leadership di Ospina. A me questo, che noi mo già ce la prendiamo con Østergaard per mezzo allenamento che ha fatto,
questo mi sembra autolesionismo. Non è io che dico della Re, le maglie le vogliamo far arrivare subito e gli abbonamenti e le operazioni simpatie, non mi pare il caso. Questo mi sembra autolesionismo e io qua devo pompierare a difesa della città, a difesa dei miei giocatori che ancora non li ho visti. Voi vi siete iscritti al canale Telegram, avete dimenticato di lasciare il like, vedete bene? Ah, bravissimi, mettete la cosa. Ostigar e Olivera commettono leggerezza, abbiamo visto una buona squadra ma con i difetti. Ma i difetti è chiaro che ci stanno, difetti che devono essere modificati adesso che non stiamo ancora in partite ufficiali. Attenzione, aspettiamo. E che diamine. Di Ronaldo abbiamo parlato, sì. E di Contini pare si sia avvicinato, se ne parlava già settimana scorsa, che si sta avvicinando la cessione alla Samp. Di conseguenza abbiamo un pochino di carne al fuoco, ma questo è il momento in cui bisogna accelerare, Napoli. Dobbiamo accelerare. Bene Kim, Oliveira è tutto da vedere. Però sei coperto con Mario Rui. Se Oliveira avesse bisogno di più tempo per prendere confidenza con le tattiche, eccetera, eccetera. Oggi si sono fatti delle prove di calci di punizione. Ho sentito meglio Elmas di Kvara. Quindi vediamo chi sarà poi tenuto a tirare calci di punizione. Portiere, ancora si dice, dopo aver parlato assai di Kepa, adesso si torna a parlare assai di Neto. Vediamo se si fa questa cosa. In difesa, siamo coperti, è chiuso, non ci lamentiamo, mo' di Ostica. Vediamoli all'opera. E se saranno un disastro, poi lo diremo. Terzino destro pure sarebbe carino, perché vabbè, Zanoli, non lo so, stai mettendo Zerbin. Potrebbe essere una cosa che Spalletti sta dicendo alla società: siamo sicuri di tenerci solo Di Lorenzo e gli altri giovanissimi? Ma il Napoli ha delle priorità più pressanti, che sono il portiere in questo momento e gli attaccanti. Devo dire gli attaccanti perché dobbiamo capire chi ci deve andare al posto di Petagna, che è molto vicino al Monza. Pare che pure un as possa andare al Monza, e quindi là il Napoli fallo uno sforzo, perché stanno entrando parecchi soldi. Hai risparmiato parecchi soldi di ingaggi e stanno entrando parecchi soldi di cartellino. Raspadori, Delofeu, Simeone, uno di questi qua, alcuni scaldano più di altri, onestamente. Vediamo cosa sarà. Però il Napoli, Ronaldo non ci ho pensato proprio, ma qualcosa di importante e di serio va fatto. Anche se ti vuoi tenere la coppia Politano-Lozano a destra, va benissimo, e a sinistra Kvara con Elmas, che si può alternare, ci puoi mettere lo stesso Lozano dall'altra parte, va benissimo. La punta, l'eventuale sottopunta, se poi vuoi cambiare modulo in corsa. E qua bisogna fare uno sforzo importante, non tanto per i tifosi, per far tornare l'entusiasmo, che quello pure è importante, ma perché i gol. Perché quando adesso Kim ha fatto questo mini infortunio ad Osimhen, tutti quanti siamo rimasti così. Possa piacere o no, Osimhen è quello che abbiamo, è la nostra punta di diamante, è il nostro in questo momento giocatore più rappresentativo, usato nelle magliette, quello più pagato, piaccia o meno, quello su cui si sta puntando. Quindi dobbiamo tenercelo caro e amaro, no amaro, dobbiamo tenercelo caro e dolce, ma essere pronti, perché un raffreddore può capitare a tutti, e l'abbiamo visto che nelle ultime stagioni gli infortuni sono esistiti nel Napoli. Quindi ci vuole gente importante, ci vuole gente che abbia confidenza con il gol. Simeone ha più confidenza di Raspadori. Raspadori può somigliare per caratteristiche un po' a Mertens, quindi non so quanto possa piacere a Spalletti, visto che Spalletti non si è incatenato per Mertens. Vediamo un pochino, il profilo è quello alla Napoli, perché poi può crescere, giovane, può prendere poco e può crescere, te lo puoi rivendere. Vediamo un pochino, blindiamo quelli che abbiamo e cerchiamo di metterci in carreggiata, perché il campionato si sta avvicinando. Se mi sono dimenticato qualcosa, voi me la fate sapere sotto nei commenti. Sicuramente escono, adesso che il video è uscito, saranno uscite notizie clamorose di Ronaldo al Napoli, e Lautaro sta a Posillipo, eccetera eccetera. Da New York, Valerio Fluido è tutto, Azzurro Fluido. Iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici e fate tutte le cose belline. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @valeriofluido. Fa tutte queste cose, credi. Sei iscritto pure a TikTok. Vieni più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.